Nome? Mario. Cognome? Menicagli. Professione? Quella devo decidere, lo so ancora. Da grande cosa vorresti fare? Fatemi arrivare a metà adulta. Diciamo che qua sei in veste di direttore artistico di Effetto Venezia. Ho indovinato? Sì, ho indovinato. Così dicono. Così dicono. Effetto Venezia dedicato alla Francia, Mario. No, premetto, ieri ho scaricato due pannelli di compensato, pesavano 120 kg con Fabio Leonardi. Quindi direttore artistico, insomma, diciamo di sì. Ritorniamo al tema della manifestazione, la Francia. La Francia. Quindi saprai tutto in francese, te Mario, sarai un grande francofono. No, sì. Quindi dici qualcosa in francese. Ho fatto fino alla terza media francese, avevo 10 comunque. Che ho fatto fino alla terza media, in francese si dice? Ma io mi ricordo la prima. No, io ti posso dire, la prima cosa ho imparato in francese. Vai. C'era un dialogo tra due bambini che il primo capitolo era: che è ton nom? Mon nome è Michel, che è ton prénom? Mon prénom è La Roche. Ma mi ricordo questo. Proprio. Che tradotto, eh? L'ho detto al contrario, comunque dovrebbe essere qual è il tuo nome e invece il cognome e viceversa. Comunque. Facciamo i bambini seri, Mario. Torniamo al programma della manifestazione, tantissimi eventi in cartellone. Qual è quello a cui sei più affezionato di questo cartellone? Quello a cui sono più affezionato, lo dico così al volo. Eh certo. È l'omaggio a Edith Piaf, perché ci sono dentro anch'io. In che senso? Che lo dirigo. Ah, ok. Ma pensavo tu... No, niente, no, l'ho detto, se me l'hai chiesto al volo, se mi preparavo ne scelgo un altro. Senti... No, scherzo, a parte di tutto, sono affezionato davvero a tutti, li conosco tutti a me la dito, questo me lo puoi chiedere. Dimmene un altro. Come un altro? C'è il 94. Un altro. Sì, l'anno di Bergerac, il 4 agosto in Piazza del Logopio. Perfetto, allora... Alle 21.05. Diamo un appuntamento a tutti i livornesi, Mario. Venerdì 29 luglio alle ore 22.05 in Piazza della Repubblica, palco Vittorio Hugo, con una serata di musica e danza di alto livello, bella. Ma ci saranno anche fuochi d'artificio? Sì, coordinati con la musica del Cancan di Offenbach dall'Orfeo all'Inferno. Mi devi fare queste domande, no? Quelle di prima. Volevo una fotografia di un fuoco d'artificio. Una fotografia? Grazie Mario.